Salve amici, benvenuti, sono Cyberon Prime ed oggi ci occuperemo di questo bellissimo FT61 Inquisitor, il nostro Scourge. Quindi andiamo subito con la nostra video recensione. Bene amici, come sempre, prima di cominciare voglio invitarvi a visitare il mio sito internet Cyberon Prime, dove trovate le mie recensioni scritte e la galleria fotografica dei miei robot. Sul sito è disponibile anche la sezione mercatino, dove trovate alcuni prodotti a tema Transformers in vendita. Vi ricordo che ho il gruppo Facebook, Gli Amici di Cyberon, dove possiamo discutere e parlare riguardo i nostri bellissimi Transformer, quindi una piccola community dove scambiarci le varie opinioni. Infine vi invito a iscrivervi qui sul canale YouTube Cyberon Prime. Vi ricordo che il vostro supporto è fondamentale. Aiutatemi quindi a far crescere questa community. Amici, per chi di voi vuole acquistare questo modellino, ho diverse copie nuove, sigillate, pronte per la vendita. Quindi se volete acquistarlo da me potete contattarmi mandandomi un messaggino sui miei social o in email. Cominciamo subito con la scatola di questo prodotto. È un prodotto Fans Toys, come vedete. La superficie è in rilievo, davvero molto bello questo disegno, dove lo abbiamo in modalità alternativa e in modalità robotica. Sul lato lungo abbiamo il nome del prodotto, sui lati corti abbiamo invece un'immagine stilizzata del nostro robot in modalità veicolo. Posteriormente possiamo avere un insieme di fotografie del nostro personaggio in varie pose e una descrizione molto dettagliata in tre paragrafi, diciamo, che ci spiega un po' la storia di questo personaggio. Ed ecco quindi il contenuto della nostra confezione. Abbiamo quindi il manuale di istruzioni, la carta, il suo target master, abbiamo diverse facce intercambiabili, il fucile e l'adattatore per il supporto standard della Fans Toys. Vediamoli più dettagliatamente. Ecco qui il manuale di istruzioni con tutti i vari passaggi in disegni, diciamo, tridimensionali a colori. Abbiamo qui l'adattatore per lo stand, diciamo, standard della Fans Toys, un pezzo in plastica blu trasparente. Il suo target master, davvero molto ben dettagliato, molto bello, mi piace questa scultura molto cartoon. Può girare la testa, le spalle, può sollevare le spalle, anche se rimane un po' bloccato, ecco, per via della trasformazione sempre. Quindi può muoversi avanti e indietro, sul piano sagittale, eccolo. Il gomito sembra avere due punti di articolazione, non male come gomito, anche perché è una figura molto piccola. Può sollevare la gamba frontalmente, il ginocchio piega 90 gradi, davvero un'ottima figura per queste dimensioni. Il Target Master si trasforma, oddio, trasforma un parolone, comunque in una pistoletta, praticamente ripiegato su se stesso. Abbiamo anche la carta in plastica rigida, lucida, molto bella. Questo disegno è un render tridimensionale davvero ben fatto. Come sempre le card della Fans Toys sono molto molto belle. Vediamo qui se ha studiato. Ecco, questo è un bravo ragazzo. Abbiamo la sua pistoletta, davvero molto bella, con questo colore blu e quel dettaglio rosso. È veramente una delle armi più belle che mi sono capitato di vedere tra i prodotti Transformers. Questo modellino è un prodotto originale di terze parti, l'ho acquistato sul sito di Shot Z Store e devo dire, come al solito, mi sono trovato sempre benissimo. Il prodotto è stato spedito subito, ci ha messo una settimana di tempo ad arrivare qui in Italia. La confezione non presentava particolari segni di usura, particolari danni. L'impressione in mano è sicuramente ottima, è un modellino molto pesante, c'è tanto metallo sulle gambe, sulle cosce.
e come vedete è molto stabile. Non mi convincono molto le ali posteriori, ma sembra rimane tutto abbastanza saldo. Guardandolo più da vicino possiamo vedere tutti i dettagli, i vari particolari. Rimane una figura molto bella, esteticamente molto pulita. Frontalmente ogni linea è veramente definita, non ci sono viti, non ci sono punti di giunzione evidenti. Lateralmente lo spessore è molto buono, sia delle gambe che del busto. C'è ovviamente un po' di zainone sulla schiena. Posteriormente, benché sia molto pulito, non mi convince del tutto, sembra molto molto ingombrante. Ecco, le unghie rossa sono veramente brutte. Comunque, possiamo vedere che può impugnare il suo Target Master. L'inseriamo qui, stringiamo un po' con le dita. Ecco. Ed ha impugnato la sua pistoletta, il suo Target Master che si ripiega su se stesso. E diciamo che rimane sicuramente una cosa un po' simpatica, ma nulla di eccezionale. Preferisco mille volte la sua pistoletta di default, anche perché veramente il Target Master ha una canna che gli esce fuori dal sedere praticamente. È davvero brutto come trasformazione. Vediamolo velocemente in comparativa con la sua versione cartoon degli anni 80. Eccolo qui. Ed infine la sua versione di giocattolo, sempre anni 80. Come potete vedere, c'è stato un bel salto in avanti nell'ingegnerizzazione di questo personaggio. Bene, vediamo ora le articolazioni. Possiamo vedere che la testa può ruotare, anche se si blocca lateralmente un po' per via della barba. Può sollevarsi verso l'alto e inclinarsi leggermente in basso. La spalla può ruotare di 360 gradi, anche se si blocca con le ali. Il braccio può ruotare. Il gomito si piega a 90 gradi con una doppia articolazione, ottima. La mano è ben articolata, ogni singolo dito è articolato con un giunto a sfera, anche il pollice, quindi davvero molto molto buono. Possiamo quindi piegare le dita e ruotare il palmo. Il busto si ruota tranquillamente. E inoltre c'è un crunch addominale, ottimo per la posabilità di questo personaggio. La gamba può sollevarsi frontalmente, un ottimo angolo di 90 gradi, lateralmente non proprio a 180, diciamo, non fa la spaccata Van Damme, però ci si avvicina, ecco, questo è il massimo della sua spaccata. Il ginocchio è un ottimo ginocchio, si piega molto in profondità. E anch'esso ha due punti di articolazione. La caviglia, molto piccola, si muove leggermente in alto e in basso, però c'è un grande movimento di piegamento laterale. Ecco. Le ali possono sollevarsi, le possiamo anche abbassare, quindi c'è un grande movimento di articolazione a livello delle ali. Davvero ottima anche questo per la posabilità di questo personaggio. Vediamo ora gli orrori strutturali. Come tutti i robot non è assente di imperfezioni. Qui possiamo vedere che si aggancia questo pezzo del backpack dietro la schiena, ma tirandolo si apre e si stacca troppo facilmente la testa. La testa non è che si aggancia tanto bene con questi due punti. Le gambe tendono a, soprattutto questa gamba qui, tende un po' a sciogliersi, anche se viene chiusa. Magari semplicemente è un problema di questa copia. Queste, come vedete, sono le facce alternative che abbiamo all'interno della confezione. Hanno ognuna un'espressione particolare. Diciamo che a semplice sguardo non è così semplice distinguere le espressioni. Però ecco, la scultura sembra molto buona. I colori mi sembrano giusti, conformi al personaggio. Certo, è un po' strano il fatto che abbia la barba, un robot, però ecco, era così il personaggio G1, quindi. Vediamo ora le comparative. Qui lo vediamo insieme a Shockwave, il KO del prodotto Takara. Qui insieme a Megatron MP39, sempre il KO Takara Tomy. Ed infine lo vediamo insieme a Soundwave. Questo è invece il Fans Toys, un ottimo prodotto che vi consiglio altamente di avere in collezione.
Eccoli tutti insieme. Come vedete, il design è molto cartunesco, quindi non ci sono tutti i dettagli robotici particolari, ma rimanda molto alla versione cartoon degli anni 80. Devo dire in ottima scala con tutti gli altri personaggi. Eccolo nella sua modalità alternativa, si trasforma in una ciabatta spaziale, come vedete tutta compatta, ha una trasformazione per niente semplice, anzi molto difficoltosa, e una delle cose che non mi piace per niente è il fatto che sia un shell forming, ovvero un robot rinchiuso all'interno di una scatoletta di plastica. In altre parole, il binomio veicolo che poi diventa robot non c'è, è solamente un robot che viene rinchiuso all'interno di diversi pannelli che si ripiegano fino a formare questa ciabatta spaziale. Un po' dovuto al personaggio stesso del film degli anni 80, un po' perché sicuramente non hanno voluto spendere molto nell'ingegnerizzazione di questo personaggio. Nonostante sia una saponetta in mano, notiamo che è molto compatto, se lo sballottoliamo rimane abbastanza saldo, tutti i vari incastri tengono, anche se la trasformazione non è troppo riuscita. Guardiamolo più da vicino. Ecco, come vedete la trasformazione non è riuscita proprio bene. Ci sono alcuni pannelli che non si incastrano esattamente alla perfezione, ma questo dipende soprattutto per la mia personale abilità di trasformarlo, per cui sto ancora imparando. Qua sotto invece si può vedere tutto lo shell forming, il robot è completamente racchiuso all'interno di questa saponetta spaziale. Lateralmente possiamo vedere una parte della trasformazione, i dettagli sono molto belli, la verniciatura è squisita, come sempre un prodotto molto solido, molto compatto, benché non sia trasformato proprio perfettamente, comunque diciamo molto ben dettagliato. I dettagli sono sempre a livello cartunesco. Al di sotto troviamo questo piccolo foro dove possiamo inserire la sua pistoletta. L'agganciamo in questo modo e si può alloggiare qui questo accessorio. Ovviamente diventa un po' instabile se appoggiato a terra, abbiamo bisogno del suo stand apposito, ma comunque vedete rimane molto salda. Andiamo un po' alle conclusioni, amici. Allora, questo essendo un prodotto Fan Stories è sicuramente molto buono, i materiali sono eccellenti, ottima la verniciatura, ottime le articolazioni, la solidità del personaggio. Forse il personaggio di per sé ha qualche problema proprio per il fatto che è un shell forming, quindi se questo è una cosa che non vi piace, ve lo sconsiglio. Gli accessori sono giusti, un po' anonimo, il target master, diciamo molto banale. Per il resto la modalità veicolo ha qualche problema, bisogna incastrare diversi pannelli, mi ricorda molto l'X-Transbot, il long haul dell'X-Transbot con tutti questi pannelli da incastrare, quindi non è una cosa molto piacevole da fare. Quella trasformazione è sicuramente il punto debole di questo personaggio, nonché la modalità alternativa è veramente una saponetta tra le mani e una ciabatta spaziale molto molto bruttina. Bene amici, siamo giunti alla fine di questo video, spero che il video vi sia piaciuto, io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, fatemi sapere quale personaggio volete vedere recensito e vi saluto al prossimo video, ciao!